Annalisa a Sanremo, è subito emozione all'Ariston, esperienza incredibile. Annalisa è emozionata dopo l'esibizione al Festival di Sanremo 2024. Annalisa l'ha fatto di nuovo dopo un anno e mezzo di grandi successi, ha sfornato un'altra hit con la sua Sinceramente che ha fatto ballare il pubblico in platea e da casa. Prima dell'esibizione, però, ha sorpreso Amadeus bucando non dalle scale, come gli altri cantanti, bensì di lato. E infatti Amadeus è rimasto spiazzato e si è detto: vuoi vedere che si è persa Annalisa? Poi c'è stata l'esibizione e subito dopo, quando ha ricevuto i fiori, ha confessato la sua grande emozione, esperienza incredibile. È la sesta volta che Annalisa sale sul palco dell'Ariston. Quella di Annalisa è la sesta partecipazione al Festival di Sanremo, dove stasera Marco Mengoni ha sfiorato la commozione. Nel 2013 ha partecipato con Scintille, con cui si è classificata nona, quarta posizione nel 2015 con il brano Una finestra tra le stelle. Undicesimo posto nel 2016 con Il diluvio universale, terzo posto nel 2018 con Il mondo prima di te e infine settima classificata nel 2021 con il brano 10. Quest'anno ci riprova con il brano Sinceramente che ha subito incantato il pubblico dell'Ariston e in special modo la sala stampa. Avrà convinto con la sua esibizione? Lo si scoprirà solamente al termine della prima serata, quando ci sarà lo svelamento della classifica con i voti della sala stampa. La cantante di Bellissima e apostrofo Mon Amour apostrofo è stata la regina dell'estate 2023. Annalisa è arrivata al Festival di Sanremo 2024 forte di un anno e mezzo, semplicemente invidiabile. Piano piano si è imposta con talento e professionalità come una delle cantanti più apprezzate e amate d'Italia, anche se molti sono saliti sul suo carro con un ritardo imbarazzante, quando ci sono persone che fin dalla sua apparizione ad Amici, con il brano Una zebra a Poix, aveva incantato i professori e il pubblico in studio. Comunque sia, l'onda lunga del successo l'ha creata e cavalcata dall'uscita del singolo Bellissima per poi continuare con Mon Amour, uno dei tormentoni dell'estate 2023, senza dimenticare Disco Paradise e La sua ragazza sola. Insomma, è stata la regina dell'estate del 2023, ora Annalisa punta in alto, fino alle stelle e oltre.